Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo videocommento di un'altra partita del grande e unico mago di riga Mikhail Tal Stiamo parlando di un Tal del 1989, quindi piuttosto stagionato ma comunque sempre attivo e sul pezzo Sì, possiamo dire nel senso letterale del termine Ok, stavolta la partita è tratta da un torneo tenuto ad Oslo Un torneo di beneficenza per raccogliere fondi per l'Armenia l'altro chiamato proprio... Chess for Armenia, ok, il suo sfediante è Beliaschi. Non, certo, l'ultimo arrivato, quindi siamo sicuri. Vedremo una partita sensazionale. Ok, allacciate le cinture. Questa partita tal gioca con il bianco e Beliaschi con il nero. Si inizia con una difesa siciliana che entra ben presto in una variante aperta. Dopo la spinta di 4 del bianco, il nero cattura subito per ottenere la famosa maggioranza di pedoni al centro il bianco ricattura e dà un vantaggio notevole di sviluppo perché può portare subito fuori l'alfiere quindi questo è il tema diciamo strategico delle siciliane a pete come a questo punto ormai saprete abbastanza cavallo c6 si va a portare fuori una piccola minaccia sul cavallo centrale però però è difeso dalla donna quindi nessun problema cavallo c3 cavallo f6 ancora a giocare su questo pedone e 4 con attacchi degli equini alfiere 3 a questo punto, invece di eh, rientrare in varianti più caute, come potrebbe essere qualcosa tipo la spinta E6 qui, che permette poi al nero di gestire eventuali avanzate successive, Beliaschi gioca subito direttamente E5. Questa è una scelta strategica abbastanza compromettente, se, possi insomma, se così possiamo dire, perché il nero in questa struttura, che a volte vediamo anche nella Nydorf e rimane con questo pedone di arretrato inoltre fornisce un possibile avamposto centralizzato per i cavalli in D5 è vero ora il nero guadagna un tempo su questo cavallo che difficilmente potrà passare all'attacco per esempio su B5 perché mh, verrebbe facilmente scacciato prima o poi quindi tale per il momento è costretto a metterlo in F3 una posizione da cui difficilmente al momento sembrano poter partire attacchi quindi al limite questa variante è giustificata Comunque si procede con alfiere 7 per preparare l'arrocco, alfiere c4. Quindi il bianco rinforza l'attacco su d5. Inoltre, questa alfiera la gx potrebbe cominciare a mettere qualche problema su f7 per il nero. Entrambi arroccano, quindi re ora sono al sicuro. E ora il nero procede a cercare di rintuzzare l'attacco del bianco sia su questa diagonale che sull'avamposto d5 con alfiere 6. Il cambio qua per Tal direi che sicuramente non è un'opzione, perché dopo Alfiere per Alfiere segue F per E e ora questa casa è al sicuro, tra l'altro ne era rinforzato pure la struttura centrale, con addirittura tre pedoni, eventualmente poi potrà spingere e crearsi un pedone, insomma una coppia di pedoni doppia al centro, molto pericolosa, inoltre si è aperto pure la colonna per la torre F, quindi Tal prende un'altra eh, strada e gioca Alfiere B3. In questo caso se il nero cambia, viceversa perde il proprio alfiere buono e inoltre favorisce l'apertura eh, per esempio della colonna A per il bianco. Quindi anche in questo caso, anche per il nero insomma, la scelta del cambio non è proprio opportuna. Quello che viene giocato è cavallo a 5, di modo che ora se sì, questo cavallo è sul bordo però potrebbe darsi sull'alfiere e nero rimarrebbe con la coppia degli alfieri. Questo strategicamente potrebbe giustificare la cattura, anche l'eventuale apertura di questa colonna per tal. Comunque donna E 2, la donna si fa da parte, lascia la casa di 1 dove potrebbe tornare una torre molto pericolosa, sia attaccando il pedone retrostante il pedone retrato di 6 che minacciando a raggi X la donna nera, per cui qua la donna si sposta in C8, mantenendo una doppia funzione sia quella di creare una possibile batteria per i propri pezzi per dare l'assalto alla casa G4 che per proteggere la casa C4, come vedremo per un'entrata di cavallo, questa è una mossa. Un tempo ben speso per il nero, ehm, che però lascia un pochino meno difendibile il pedone D6. L'alternativa possibile che avevamo ventilato, cioè cavallo per B3, non è che sia proprio il massimo. L'equino, forse, non è così ben speso perché, intanto, c'è molta pressione. Su questo pedone A7, che probabilmente dovrebbe venir spinto. Inoltre, il pedone B3 è comunque molto solido, difeso pure dal pedone C, quindi questa al non è che possa far tanto festa. Dopodiché, torre F di 1, per esempio, il bianco comincia ad attaccare su due colonne semi aperte, sembrano fatte apposta per le sue torri. Ok, quindi donna C8 può essere una scelta, direi più che ragionevole. Torre F di 1, comunque il bianco ora si avventa sia su una protezione maggiore di D5, la famosa casa avamposto che è sul pedone arretrato di cavallo c4 che okay, la mossa era abbastanza chiamata e questa sembra abbastanza opportuna per il nero perché attacca contemporaneamente l'alfiere ma soprattutto il pedone b2 in difeso quindi qui non è che ci siano molte scelte tale è costretto a retrocedere un po' goffamente sulla casa c1 per l'alfiere che comunque rimane attivo insomma aiutando un possibile attacco sull'ala di re difende questo pedone e non è che sia tutto questo tempo perso perché comunque il cavallo per arrivare in questa posizione ha dovuti spendere ben 3 Quindi, insomma, poggio e buca, come si dice, fa abbastanza pari. Il nero si premonisce da futuri attacchi con H6, quindi evita un cavallo G5 che potrebbe andare a indebolire eh, insomma, se servisse la diagonale eh, campo chiaro sul proprio re. Si prosegue però con la mossa che dà un pochino la connotazione di attacco a questa partita perché fino a questo punto se vedete la posizione di tal è tutt'altro che offensiva ha tutti i pezzi chiusi soprattutto questa alfera è inguardabile blocca pure la propria torre chiusa nell'angolo però qua comunque tal dopo essersi chiuso in difesa trova il modo in modo un po' rocambolesco di passare all'attacco gioca a cavallo a 4 l'idea sarà quella poi di portarsi in f5 anche se è il momento Possiamo dire che è abbastanza fuori discussione. Ora, qua il nero che può fare, può provare l'attacco avendo preparato al peggio la casa G4. Potrebbe giocare per esempio cavallo G4 e portarsi in attacco. Ora, questo cavallo da solo può poco. Apre l'attacco sul cavallo bianco, ma tal qui salverebbe capre e cavoli con cavallo F5. Allora il problema è che questo cavallo interrompe. Sia la difesa sul cavallo g4 che al contempo attacca pure l'alfiere in difesa, quindi va praticamente per forza preso. E dopo f per e5 il nero rimane con questa gatta da appelare e ha due pezzi in presa, non li potrà salvare entrambi. Può tentare un contrattacco sulla casa f2, però il bianco può catturare l'altro cavallo con l'alfiere e mantenere la difesa di donna, quindi non c'è assolutamente alcun pericolo ok ecco perché qua tal viceversa gioca donna c5 comincia ad attaccare a gx il re bianco effettivamente minaccia pure f2 in vista di una futura eh, cavallo g4 e si prepara quindi magari a sferrare a sua volta un attacco in ogni caso è abbastanza sicuro che qua tal non giocherà sicuramente cavallo f5 perché in questo caso il cavallo verrebbe immediatamente cambiato e dopo e per F5 il nero avrebbe via libera per i propri pedoni galoppanti verso un centro completamente controllato dai pezzi neri però qua Tal si inventa una mossa che eh, ha qualcosa di spettacolare gioca a donna F3 ora lo scopo è abbastanza ovvio quello di favorire eh, l'entrata di cavallo in F5 e di portarsi in una posizione d'attacco però offre anche il fianco a alcune contromosse del nero che sembrano molto velenose. Per esempio, non so se qui a prima vista, proprio a Botta, riuscite a vedere la possibilità per il nero di guadagnare materiale con una tattica chiamata infilata. Eh, di fatto, quello che il bianco ha fatto con questa mossa è che si toglie la difesa, si auto la difesa dal 3 c 4 che attacca direttamente la donna, quindi non si può più frapporre il cavallo e se la donna si sposta perde perlomeno la qualità, cioè perde la torre in D1 per un alfiere sappiamo non è proprio il massimo come baratto però ecco cosa gioca tal, donna G3 allo scopo è abbastanza ovvio quindi usa questa torre come cavallo di Troia effettivamente se l'alfiere il prende automaticamente viene scoperto un forte attacco su questa colonna G e insieme al cavallo la donna potrà in qualche modo divenire molto pericolosa Ora, qui sembra forse che la mossa migliore sarebbe stata, a differenza di quello che viene giocato, ehm, Re H7, cioè togliere per prima cosa il Re dall'attacco a raggi X. Eh, ovviamente, qui si lascia l'opportunità al bianco di difendersi, però questa torre al momento non è che possa andare a far tanto danno a giro. Eh, cioè, per esempio, la casa più attiva sarebbe la casa D3 ma questo lascerebbe contro gioco al nero che potrebbe ora spostare l'attacco sul, sulla la, la, di donna. D'altra parte questo alfere è sufficientemente difeso, in caso di attacchi del bianco potrà essere ritirato opportunamente. Comunque il bianco mantiene un certo attacco pure sul re nero. Cosa gioca però qui Belliaschi? Diciamo che è a bocca all'esca e gioca alfere per d 1, quindi lasciando contro gioco al bianco. Ora, se uno si fa tutti i conti tattici, effettivamente il bianco qui il pezzo non lo recupera completamente. Ora non perde tempo ovviamente a riprendere l'alfiere, ma deve passare all'attacco e gioca a cavallo F5. L'idea è quella di dare sia una minaccia di matto in G7 che minacciare l'alfiere in E7 con scacco. Ora, ehm, qui la mossa migliore effettivamente è ritirare l'alfiere, così si mette al sicuro un alfiere, anche se si perde quell'altro comunque. Il nero rimane con la qualità di vantaggio Ed è proprio quello che succede Però allo stesso tempo Non è che qui il bianco riguadagna solo un alfiere Perché dà scacco E inoltre toglie una difesa Al cavallo e6 Sembra mal di poco Perché comunque Questo cavallo è sufficientemente difeso dal pedone Ma vediamo che succede Perché qua viene intanto giocata la casetta Ovviamente per fare lo scacco Non è che ci si possa inventare granché d'altro E ora il cavallo, tra l'altro, rimane in una posizione piuttosto pericolosa qui, non ancora attaccato. Quindi, per toglierlo di mezzo, non è loro a perdere dei tempi. Viene giocata la successiva donna H4. E questa porta una serie di minacce tattiche che, forse all'inizio della combinazione, era un pochino difficile da vedere. Difatti, è minacciato indirettamente il cavallo perché ora non ha più la difesa dell'alfiere. Quindi, il bianco qui sta minacciando di catturare in H6. Il nero dovrebbe riprendere di pedone perché questo pedone è difeso pure dalla donna bianca, per cui lascerebbe il cavallo in presa. Il cavallo non si può spostare perché altrimenti il nero perde l'alfiere in G4. Quindi è tutta una catena di difese del nero che il bianco potrebbe smontare semplicemente catturando in H6. Non si può neanche bloccare l'attacco di donne alfiere con questa spinta G5 perché semplicemente... Il pedone è in presa, visto che H6 è semplicemente inchiodato da questo attacco di donna. Ok, vediamo quali sono le possibilità per il nero. Allora potrebbe provare a togliere il boccone dalla bocca dell'alfiere spingendo il pedone in H5, ma qui semplicemente si può togliere di mezzo l'alfiere con H3 che probabilmente dovrebbe tornare in E6, a cui segue comunque l'alfiere G5. Ora, questo cavallo comunque è minacciato da un doppio attacco. Una volta che è tolto di mezzo, la donna entra catturando in H5. Sono grossi dolori. Anche se magari il nero può provare a qualche contrattacco, dopo questa variante non ce n'è per nessuno. Perché ora si toglie di mezzo il cavallo. Se il nero vuole riprendere il pezzo, cede la casa G6 e adios amigos. Se non riprende il pezzo, magari il bianco può passare al contrattacco per altre vie. Oppure se prova a togliere prima di mezzo la donna, la donna entra dalla finestra una volta chiusa la porta e comunque il rennero va a perire alla mossa successiva. Ok, per cui cosa si gioca qui? Eh, Un'altra opzione non giocata potrebbe essere al 6, quindi togliere uno dei bocconi. Dalla bocca della donna di una casa semidifensiva. Però, comunque, qui ci sta sempre al Fere per H6. Dopo G per H6, donna per F6. Il bianco ha comunque un attacco difficilmente rintuzzabile. Ok, ecco che quindi dopo donna H4 viene giocata cavallo B6, con quale idea? Quella di andare successivamente a rinforzare il cavallo dalla casa d 7 però purtroppo questa manovra richiede due tempi e vediamo che succede di fatto perché qui effettivamente nessuno può più negare a Tal il piacere di schiantare un'altra alfiere stavolta abbastanza assicurato dal fatto che come viene in partita dopo la ricattura la donna si fa sotto e può catturare il cavallo in F6 tra l'altro con doppio attacco su questo pedone ora è vero il nero va a difendere la casa F6 con il cavallo in D7 però la donna può ancora riposizionarsi in HK 4, una casa pericolosa che costringe pure il nero a perdere un tempo per difendere l'alfiere. E qua c'è il solito problema che questo alfiere non si può difendere con H5 perché semplicemente dopo la spinta o quest'alfiere cade oppure se viene spostato per esempio in E6 cade comunque sempre questo pedone, poi c'è la sconfitta inevitabile del nero perché il re è troppo esposto state tra l'altro l'ottimale scopo di questo cavallo che impedisce qualsiasi ingresso per esempio alle torri sulla colonna G che potrebbe essere una buona fonte di controgioco per il nero cosa viene giocato viceversa in partita l'alfiere si sposta subito almeno il pedone H rimane difeso dal re sarà questo sufficiente a fermare Tal? non proprio perché porta altra cavalleria all'attacco con cavallo CD5 che controlla ulteriormente la casa F6. Inoltre difende allo stesso tempo pure il cavallo E7. Ricordiamo quindi che Tal ha perso una qualità per un pedone, quindi ancora è svantaggio materiale, ma la posizione d'attacco contro il re avversario è abbastanza lampante. Ok, tra l'altro questo blocca un pochino tutto eh, la maggior parte dei pezzi del nero perché ora questo cavallo deve rimanere assolutamente la difesa della casa F6, altrimenti sono dolori. Quindi intanto il nero che fa, prova a mettere un fermino su questo cavallo E7, di modo che se l'equino in D5 si levasse dai piedi, poi potrebbe far fuori forse questo pezzo, almeno a sacrificio di una qualità eventualmente, ma almeno fino a che è difeso dalla donna, poi chissà. Il bianco ha ancora tempo da perdere per portare pezzi all'attacco e qui Begliaschi prova a giocare il trucchetto di donna 5 minaccia l'ingresso in E1 quindi blocca la torre che avrebbe viceversa molta voglia di partecipare all'attacco eh, insomma entrando in una di queste case in terza traversa d'altra parte la donna nera è un po' quella che può fare meno in difesa essendo dall'altra parte della scacchiera quindi tanto vale che provi a bloccare altri pezzi dell'avversario ovviamente qui Tal non si fa fregare ma gioca viceversa cavallo F6 scacco costringendo ovviamente il nero a ricatturare Ora per un attimo il cavallo E7 è in presa ma il bianco ricattura di donna. E ora c'è una nuova minaccia che entra in ballo, ossia quella di poter catturare l'alfiere in E6 da parte del bianco e una volta che questo pedone si sarà tolto di mezzo eh, la donna potrà entrare a dare scacco in G6. Quindi il pedone F al momento è il cosiddetto sovraccarico perché sta difendendo due case importanti. E qui il nero che può fare? Perché se prova a cambiare con alfere per b3, segue immediatamente cavallo f5. Difatti, la funzione fondamentale di questa alfere era anche impedire il rientro del cavallo in f5, che va a coprire h6 in modo definitivo. Il nero non potrà mai difendere la donna, entra in dammato. quando non c'è proprio scampo, anche perché è coperta pure la casa g7, quindi anche se il bianco sacrifica questa alfiere poco importa. Viceversa se si prova a far fuori questo cavallo il bianco può semplicemente prendere, c'è cioè un attacco triplo in corso, la miglior cosa che può fare il nero è cercare di difendere, ma comunque ora il bianco dilaga abbastanza e direi che è praticamente ritornato in parità di materiale con un notevole pure attacco montante, anzi si può dire che è in vantaggio materiale, sì. Quindi, cosa abbiamo giocato? D5 l'unico modo per chiudere questa diagonale e mantenere la permanenza dell'alfiere alla difesa del re. Eh, purtroppo, però, ciò non è sufficiente perché dopo E per D5 eh, i problemi del nero sono, se possibile, ancora più aumentati. Difatti, l'alfiere è ancora minacciato. Tra l'altro, ora questo è un pedone passato che potrebbe andare pure a donna. Ed ecco che qua, purtroppo, Begliaschi è costretto a gettare la spugna. Vediamo quali opzioni, però, potrebbe aver avuto. Per cercare di fermare questa vittoria ormai impellente, di Tal, giocare per esempio Alfiere G4 mantiene sempre la difesa di questa casa. Attacca la torre, sembra tutto molto bello. In realtà, qui si può semplicemente giocare D6 e far favorire l'attacco dell'Alfiere su questa casa. Tolto di mezzo questo pedone, sappiamo che la donna potrebbe entrare e far man bassa. E ora, qui per come la si mette, per esempio, se il nero prova a fermare. Questo pedone non c'è alcun problema. Alfere per f7 poi matto. In ogni caso, ehm, per cui potrebbe viceversa provare a catturare la torre. Ma ovviamente, non serve a nulla perché ehm, ora c'è da stare attenti. Se qua il bianco provasse a giocare alfere per f7, prenderebbe matto senza la torre. Ma basta perdere un tempo per bloccare questa via alla donna. E non c'è nessun problema. La donna nera non può neanche rientrare in difesa la cattura di questo pedone è praticamente impossibile da evitare dopodiché la donna nera entra e difatti anche se qui si prova a far fuori questa alfiere cambia poco perché un altro dei problemi che ha il nero è senza questa alfiere su questa diagonale il cavallo qua può zompare tranquillamente su F5 minacciando questo pedone che non può essere difeso dal nero in alcun modo, quindi, nonostante ulteriori sacrifici di materiale, qua il bianco va a vincere lo stesso. e Praticamente può dare matto, anzi, anche in uno direttamente da G7. Ok, quindi partita molto bella di Tal. Questa, e evidentemente, ha dimostrato un'altra volta come, pur rinchiudendosi un po' a riccio in un certo momento della partita, riesca poi a sprigionare tutto il suo potere veramente nel giro di poche mosse e ridurre. L'avversario in um, posizioni insostenibili, ok. Quindi per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. A presto, e ciao ciao.